Giorni fa mi è arrivato per posta Altri occhi ancora di Katia Simmi. L'ho ordinato su ilmioLibro.it e appunto poi me lo sono trovata nella cassetta delle lettere. È una lettura veloce, ovviamente piacevole, ovviamente scorrevole, ma è anche bella perché è una lettura ricca. Sono una serie di poesie e poi una raccolta di racconti brevi, quattro per l'esattezza. A volte mi chiedo come il mondo e il tempo, appesi da sempre a un esile ramo, talvolta urlatori delle proprie ragioni, dopo tutti gli inganni e i tanti sospiri, giochino ancora a fare i vampiri. Vincenti o perdenti, i contendenti ne usciranno stremati, il prezzo comune per aver partecipato. Niente parole, niente pretese, restiamo appese, ad aspettare che il momento passi, come gli anni, come i guai. Ancora avanzo a fatica, ma cancello in un salto distanze e rimpianti, lagnanze eccessive e facce ormai stanche. Poi quella che io amo di più, che è Clemenza. E nell'antichità di quel sentimento ho ricominciato a provare tenerezza, forse clemenza, verso le cadute, quando manca l'aria, quando sei troppo piccolo per affrontare qualsiasi cosa, quando non sei all'altezza di accendere nessuna luce. Dov'è quell'angolo, anche senza promesse, dietro al quale guardare? Qual è quell'attesa annunciata dal sole cocente senza freddi rimpianti? Ecco, poi non ve ne leggo altre perché non vi voglio togliere il piacere della lettura. Per quanto riguarda i racconti, sono brevi e al di là della bellezza delle storie che narrano, a me sono piaciuti. Perché comunque nella narrazione c'è una musicalità lirica, come se fosse una continuazione in prosa di ciò che era stato messo in versi. Versi che ovviamente, come tutte le poesie, io ritengo non debbano essere spiegati. Questo si fa a scuola, ma una poesia non si spiega, una poesia si legge, si apprezza e la si sente emotivamente durante il percorso della lettura. Lettura che vi consiglio, così come ritengo che il passaparola, in certi casi, oggi più che mai, sia importante, perché anche se non c'è dietro una casa editrice importante, un grande nome, a volte si possono trovare dei buoni libri. E questo lo si trova appunto, come ho detto prima, sul mio libro.it, Katia Simmi, Altri occhi ancora. E